l'amore per la cucina, passione che non mi sazia mai. Per finire questa puntata ho pensato a una ricetta che è proprio il simbolo della purezza, una coccola direi anche. È la merenda dei nostri nonni, che quando andavamo a trovarli non avevano le merendine e quindi si faceva il pane fritto. Il pane fritto è una meraviglia, una roba semplicissima che sarà una piccola merenda gustosa e nutriente anche per i vostri bambini. Perché io penso che le tradizioni, quelle, non le dobbiamo perdere mai, mai. Allora, per questa ricetta occorre del pane raffermo, latte, uova, zucchero, cannella e dell'olio d'oliva per friggere. Metto l'olio a scaldare, così siamo pronti. Ecco. Taglio il pane. Uno perché non voglio restare solo, due perché va a avere pezzi d'oro. C'è la certo sana di famiglia buona, quattro è meglio se ma piglio siciliana. Ok, direi che può bastare. Allora, archiviamo un attimo di qua il nostro pane. Sogno con voi se passo le nottate. Latte. Non m'ammottate, perché se hai lo cuore non può sbagliare, se riconosci subito l'amore. Sbattiamo le uova. Io alle uova aggiungo sempre un goccino di latte, trovo che poi diventa tutto un po' più fluido, più cremoso. Ecco qua. Passo il pane velocemente nel latte in modo da ammorbidirlo un po', poi lo passo nell'uovo. Ta-tan. Che bontà ragazzi, quanto tempo che non lo mangio. E poi lo metto direttamente nell'olio. Oggi è una puntata ad altissimo tasso di carboidrati. È strano, no? Io non ne faccio mai carboidrati. Ecco. Mettiamo a scolare nella nostra carta assorbente. Nel frattempo che loro finiscono di cuocere ne facciamo altre due. Ballo senza sballo e canto senza scanto, perché sogno con te e bella testa all'aria va. A ballo senza sballo e canto senza scanto, a giorno scuro un altro giorno se ne va. E a ballo senza sballo e canto senza scanto. Nel frattempo mi porto avanti. E passo dal lato cui la servirò il pane nello zucchero. Aspetti, non aspetti, vuoi venire? Appendino di dindare pensare, sogno una moca decia. Questa non è una ricetta, è proprio veramente una coccola. Se no mi manco senso, la terra su te vedi, e quando vedo un velo lo voglio esecutare. Allora bella balla, si può ballare a balla, sta tanto caso balli, non può ballare più. Il mio tocco è un pizzico di cannella. Se potessi farvi sentire il profumo, ammetto che lo farei molto volentieri. Io ho un grande amore per la cannella, ma proprio grande, la metterei ovunque, pure sul salato. Ecco qua, questo è un fettone doppio. Completiamo il piatto. Questa è un po' fuori misura, la mangeranno i papà. Eccola, finito! Non vi sembra vero, eh? Neanche a me, che in 5 minuti ho fatto una merenda che poi può anche essere un dolce. Una serata tra amici si può anche portare il pane fritto a tavola alla fine di una cena. Io prendo un piatto. Provo un piccolo impiattamento veloce così per essere professionali. E così. Chiudiamo con un cappello. Sembrano dei pancake, ma invece sono del semplice, semplicissimo pane. Pane dolce fritto, gusto e tradizione dei nostri nonni. Ho tagliato il pane raffermo a fette,
Ho preso due uova intere, ho aggiunto un po' di latte e ho mescolato. Ho passato il pane velocemente nel latte, poi nell'uovo e infine in un pentolino di olio di semi di girasole che ha fritto fino a doratura. Dopo aver scolato il pane su un vassoio con una carta assorbente, l'ho passato nello zucchero e ho aggiunto un filo di cannella.